In questo video vedrai quanto sia facile cambiare la risoluzione del tuo video su Filmora 10. Iniziamo! Ciao a tutti, sono JJ di Wondershare Filmora, qui per migliorare il tuo talento di creatore di video. Ti sei iscritto al nostro canale? Non dimenticare di iscriverti per essere sempre aggiornato sulle nostre prossime uscite video. 3, 2, 1. Che cos'è la risoluzione video? Di solito si parla di risoluzione video in termini di larghezza e altezza. Ad esempio, 720x480 significa che vengono visualizzati 720 pixel orizzontalmente e 480 vengono visualizzati verticalmente. Più pixel ci sono in entrambe le direzioni e più chiara sarà l'immagine. Facciamo un rapido confronto tra i tipi di risoluzione video più comuni. 360p. Questa risoluzione funziona bene su dispositivi come smartphone di piccole dimensioni. 480p. Questa risoluzione viene visualizzata bene in piccoli televisori, laptop e computer desktop e va bene per la masterizzazione di DVD. 720p. Solitamente nota come risoluzione HD o HD Ready e ha un'ottima resa sulla maggior parte degli schermi. 1080p. È generalmente nota come risoluzione FHD o Full HD. Di solito si consiglia di condividere i video sui social media con questa risoluzione. La risoluzione 1440p è comunemente nota come risoluzione QHD o Quad HD ed è generalmente presente sui monitor da gioco e sugli smartphone di fascia alta. 1440p è 4 volte la risoluzione di 720p HD o HD Ready. 2160p è comunemente nota come risoluzione 4K, UHD o Ultra HD. Questa risoluzione si trova su televisori e monitor di fascia alta e ha una risoluzione del display molto ampia. 2160p è chiamato 4K perché offre 4 volte la risoluzione di 1080p, FHD o Full HD. 4320p è nota come 8K e offre 16 volte più pixel rispetto alla normale risoluzione 1080p, FHD o Full HD. Sebbene non vedrai TV o monitor di computer con questa risoluzione molto presto, puoi verificare se il tuo computer è in grado di riprodurre una così grande quantità di dati o meno. Ora, ci sono alcune circostanze che richiedono che tu sappia come modificare la risoluzione di un filmato. In questo video ti mostreremo come modificare la risoluzione di un filmato su Filmora 10. Andiamo! Scarica e installa Filmora 10. Il primo passo per cambiare la risoluzione video in Filmora è scaricare Filmora 10. Puoi farlo seguendo il link nella descrizione del video. Quindi apri il programma e trova il pulsante che dice Importa nella finestra principale. Fai clic su questo pulsante e seleziona i file video che vuoi ridimensionare. Puoi controllare la risoluzione corrente del videoclip facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Proprietà. Dopo aver importato i file, trascinali nella timeline. Qui puoi tagliare o ritagliare secondo necessità per ridurre le dimensioni del video. Dopo la modifica, seleziona il formato e la risoluzione in cui desideri salvare il tuo video. Per fare ciò, fai semplicemente clic sul pulsante di esportazione per accedere alla finestra di esportazione. Puoi scegliere il formato che desideri tra quelli disponibili nel menu a tendina. Sono inclusi AVI, MOV, MP4, WMV, F4V, TS e altri. Ciascuno di questi preset di solito ha una risoluzione predefinita, altrimenti è possibile definire la risoluzione desiderata dopo aver selezionato uno di questi formati. Normalmente tutte le risoluzioni dei formati sono già definite nei convertitori. Ad esempio, il video verrà salvato in 1920x1080 per la maggior parte dei formati,
ma per il formato 3GP il video verrà salvato in 352x288 come impostazione predefinita. Se non trovi la risoluzione appropriata per il tuo dispositivo, fai clic su Impostazioni e seleziona Personalizza sotto l'opzione della risoluzione. Successivamente è possibile specificare la larghezza e l'altezza richieste per il video e quindi fare clic su OK per applicare la nuova risoluzione. Se stai modificando la risoluzione video per l'utilizzo su un iPhone, iPad o qualsiasi dispositivo portatile, puoi passare direttamente ai dispositivi dal programma e fare clic sul formato particolare che si adatta al tuo dispositivo. La risoluzione video verrà modificata automaticamente alla risoluzione ottimale per il dispositivo selezionato. Poi puoi creare una cartella per salvare i tuoi file modificati facendo clic sul pulsante sfoglia e quindi andando alla cartellina di destinazione. Da qui puoi selezionare una cartella esistente o crearne una nuova per salvare i file e quindi fare clic su OK. Dopo aver completato il passaggio, ogni video elaborato verrà salvato in quella cartella. Al termine, puoi fare clic sul pulsante di esportazione. Dopo alcuni minuti, apparirà una finestra conclusiva sullo schermo e quindi puoi fare clic sul pulsante Trova destinazione se hai bisogno di aiuto per ritrovare un video salvato. Ci auguriamo che tu abbia imparato qualcosa di nuovo sulla risoluzione in questo video. Se ti è piaciuto, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale per altri video. Continua a creare e ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Ciao!